Ciao ragazzi, allora, recentemente ho visto Avatar 2, La Via dell'Acqua, e prima di vederlo ho rivisto il primo, e dico rivisto nel senso che io il primo credo che non l'avevo mai visto tutto e per anni non mi era mai interessato più di tanto, molto sinceramente, perché tutti dicevano che la storia era ok, ma che andava visto per lo spettacolo visivo e quando la gente dice così a me i film non interessano, perché io sono uno che il cinema lo vede prima di tutto come il raccontare una storia. Preferibilmente una storia che dice anche qualcosa di toccante. Non dico qualcosa che ti rivoluziona il modo di pensare, ma qualcosa che ti tocca o che ti prende. E ogni cosa che sentivo di questo film non mi interessa più di tanto. Ma poiché volevamo andare a vedere il secondo con la mia ragazza, che il primo invece l'ha visto e lo conosce bene, e voleva vedere il secondo, allora io ho detto va bene, vediamoci il primo. L'abbiamo visto la sera prima di andare a vedere il sequel. E quindi volevo parlare di entrambi i film, perché ho dei punti di vista che non sento citati spesso riguardo Avatar e ne volevo parlare di questo. E allora, il primo Avatar, ragazzi, è un film che io ho trovato assolutamente ok, assolutamente carino, non c'ho problemi con questo. Non è secondo me un capolavoro. E allora, parliamo di un po' di cose. Allora, James Cameron, ragazzi, James Cameron è un regista che a me piace, mi piacciono molto alcuni dei suoi film, soprattutto Terminator 2 e Alien 2, sono i suoi due migliori, secondo me. Mi piace Titanic, sono una persona a cui Titanic piace effettivamente come film, non solo per l'effetto, per la resa tecnica, ma io no, mi piace anche la storia d'amore, è un po' melensa quello che vi pare, ma secondo me nel suo genere è gestita bene. E mi piace Titanic, mi piace True Lies nonostante sia un film un po' razzista, però è un ottimo film d'azione, è eseguito bene. E secondo me James Cameron è un regista che prima di tutto mette davanti a tutto le inquadrature. Lui ha delle idee in mente e per farle succedere scrive un copione, quindi il copione per me è molto un accessorio per James Cameron. Non è una persona che vuole scrivere film che ti cambiano la vita. Non è un regista che scrive sceneggiature che vogliono veramente, veramente farti pensare, è più una cosa che vuole creare delle cose visive. Ora, io so che lui vuole anche mandare un messaggio con Avatar e ci arriviamo a questi messaggi, però prima di tutto lui vuole fare delle cose visive, vuole spingere la tecnologia in avanti. Questo è il suo primo interesse. Niente di male. Mi piace come regista. Difficilmente un suo film potrà mai piacermi come film di altri registi che vogliono sia fare cose visive che, credo, andare un po' più a fondo su certe questioni. Non è un difetto, però è una mia constatazione su James Cameron. Allora, il primo Avatar è stato molto criticato per essere poco originale. Sì, è poco originale nel senso che è simile a Pocahontas, Svengali, Ballacolupi, l'avete sentito tutte queste critiche. Non è il mio problema con il film. Il mio problema con il film sono i temi al suo interno e come vengono trattati. E tra poco vi spiego esattamente che cosa intendo, però la mancanza di originalità non è per me la cosa principale, nel senso che sì, non è il film più originale del mondo, ma molti film, anche molti film che mi piacciono, non sono originalissimi, è che prendono delle cose che hai già visto e ci aggiungono un tocco di interessante. John Wick, quanti film ci sono sui mercenari che erano andati in pensione e devono ricominciare a fare quello che fanno? 1 milione. John Wick aggiunge delle cose fiche a questo concetto che di base è stato fatto 1000 volte. Quindi se Avatar aggiunge a queste cose, non c'è problema. Quindi non è la mia critica che non è originale, sinceramente. Ora, prima di arrivare ai temi. Visivamente è bello, la tecnologia è invecchiata comunque bene secondo me e sì, non mi piace che un film venga venduto principalmente sulla base degli effetti speciali, sinceramente, ma sono ovviamente buoni. La recitazione è tutta ok, Sam Worthington, il protagonista, è ok, è stato criticato per non essere un grande attore, non è un grande attore, non è neanche terribile e secondo me non gli hanno dato un personaggio che è un granché, ma ci arriviamo a questo. Zoe Saldana è l'attrice migliore del film, è il cuore del film, è quella che ha più modo di esprimere emozioni, quindi mi piace lei. Steven Lang fa un po' una caricatura come il cattivo, ma è molto divertente, è un attore che mi piace lui, e quindi non ho. E tutti fanno il loro lavoro, tutti i comprimari fanno il loro lavoro. Sigourney Weaver è sempre brava perché è Sigourney Weaver non credo abbia mai dato una cattiva performance, anche se ha recitato in alcuni film peggio di altri, però
È brava Sigourney Weaver, chiaramente. Tutti bravi. Le musiche, una cosa, l'azione ovviamente è ottima, James Cameron è sempre molto fluida, molto chiara, non c'è mai un momento dove dici che cavolo sta succedendo. Questo è normale. I design delle creature sono ok. E questo sembrerà. Allora, chi ha fatto i design delle creature, tutte le persone che hanno lavorato a questo film, originariamente avevano idee molto più ambiziose, ma James Cameron gli ha detto no, non deve alienare troppo il pubblico. Quindi fondamentalmente James Cameron voleva qualcosa che fosse alieno, ma in realtà non tanto. E le creature sono il risultato di questo, perché le creature sono solitamente l'incrocio tra due cose diverse, un cavallo tapiro, una lucertola farfalla e così via. Belli, non brutti ragazzi, sono belle creature, però potevano essere più creativi e la cosa triste è sapere che volevano essere più creativi chi ha fatto le creature e gli è stato detto no, perché non vogliamo che la gente li trovi brutti e così via. Che è un po' un ragionamento anche alla base che non funziona, nel senso che ti puoi affezionare a cose che non sono belle. District 9. In District 9 gli alieni sono fondamentalmente gamberoni, insettoni giganti, non corrispondono a quello che noi consideriamo carino, ma empatizzi tantissimo con loro perché ti fanno capire il loro punto di vista. A me dispiace che James Cameron nel primo Avatar si sia limitato così. Questo vale anche per i design dei navi. I navi sono ok, sono carini, ma potevano essere più interessanti perché sono fondamentalmente umanoidi più alti con occhioni alla Disney, un che gigantesco nelle movenze. Niente di male in questo, ma anche qui si poteva andare molto più nel creativo. Poi ovviamente James Cameron voleva anche che fosse facile trovare attraenti i personaggi femminili di questa specie, come il personaggio di Zoe Saldana, che sì, in un certo senso, sì, certo, risulta attraente per come si muove, per i suoi occhioni e tutto quanto. Credo che anche qui James Cameron abbia sottovalutato il pubblico e se stesso perché potevi comunque rendere attraente un personaggio senza essere fondamentalmente questo design così sicuro, così poco coraggioso. Non sono brutti ragazzi, però mi dispiace pensare che potevano essere più creativi e questo mi porta alle musiche di James Horner. Le musiche sono competenti, sono assolutamente ben fatte perché James Horner era un professionista. Ma sono tra le più noiose che ha fatto dal mio punto di vista. Io James Horner lo considero un ottimo compositore, ha fatto fantastiche colonne sonore come il secondo Alien, come Titanic, che ha un'ottima colonna sonora, ha fatto colonne sonore come Jumanji, che a me piace moltissimo. Oddio, non mi viene il nome in italiano, mi viene in inglese, porca miseria. In inglese The Land Before Time. Come si chiama in italiano? Porca miseria, mi verrà, è film di dinosauri animato bellissimo, vi giuro non mi viene. La Valle Incantata, non mi veniva. Bellissime le musiche del primo Valle Incantata, c'è un pezzo della colonna sonora della Valle Incantata che è così struggente che raramente riesco a sentirlo perché mi fa tornare in mente tutte le cose tristi della mia vita. Colonna sonora di Casper è bellissima, James Horner era fantastico. La colonna, purtroppo è morto, la colonna sonora di Avatar è ok, ma è una delle sue meno interessanti, è unisci i puntini, lui è un professionista, era un professionista, l'ha fatta bene, ma non c'è una scintilla creativa, io non ce la sento. E il retroscena lo spiega perché James Horner aveva generalmente un'idea estremamente ambiziosa, fichissima per questo film, voleva prendere popolazioni, musiche di popolazioni di tutto il mondo, voleva prendere cose mai sentite, suoni, ritmi, il tipo di cose a cui una persona media non è assolutamente abituata e voleva usarli come ispirazione, metterli insieme e creare una musica che sembrasse composta da alieni. Questa era l'idea. Guardi un film su un mondo alieno sentendo musiche che sono aliene, così ti immerge ancora di più. Idea fighissima. James Cameron mi ha detto no, vogliamo che questo film risulti familiare, fai una cosa più classica. E quindi questa idea bellissima, tutta questa ricerca fatta da James Horner è stata buttata via per fare una colonna sonora che è intercambiabile con mille altre che sono state fatte. E mi dispiace ragazzi, io l'ho sentito proprio così, non, le colonne sonore mi hanno deluso abbastanza, non sono brutte, non mi hanno detto niente. Non dico ragazzi che non sono belle e capisco se a voi piacciono e ve le riascoltate anche per conto vostro,
A me ricordano mille altre colonne sonore e sentirei quelle piuttosto che quelle di Avatar. E sapere che potevano essere una cosa ambiziosa come è stata poi per esempio la colonna sonora di Dune di Hans Zimmer mi rattrista molto perché sarei stato tanto... Io non so se qualcosa è stato registrato, se fanno uscire un CD con i demo di James Horner delle idee originali, io lo compro, voglio sentire. Quindi ecco, questo è in generale l'atteggiamento del film. James Cameron vuole fare una cosa aliena, che in realtà però è molto familiare, e io lo trovo un peccato perché credo che poteva fare un film che vendeva tantissimo, osando di più. Ora parliamo della trama e dei temi, e qui è il grosso del primo film, ragazzi, ne devo proprio parlare di queste cose. Allora, prima di tutto, sceneggiatura. La sceneggiatura ha varie cose all'interno che io ho trovato un po' stupide, o poco ragionate, o spiegate male. E sono tutte cose che potevano essere migliorate facilmente con una revisione, ed è una cosa che mi ha colpito di Avatar, quanto sia palese che James Cameron la sceneggiatura gli ha dato poca importanza rispetto a tutto il resto, perché sono cose facilmente risolvibili. Ci sono un sacco di momenti che o io li trovo un po' goffi, o proprio ho dei problemi concettuali, ma questo ci arriviamo, questo è il fulcro della recensione, ci arriviamo tra un attimo. Ci sono varie cose piccole però di questo film che non hanno senso o che semplicemente potevano essere migliorate, tagliate, riadattate. È un film molto lungo, poteva essere più corto, ma non è il mio problema principale perché non posso dire di essermi mai annoiato. Ma ci sono varie cose. Allora, esempi. Il protagonista viene messo in questa missione perché è gemello del fratello. Aveva un gemello che era uno scienziato che lavorava a questo progetto, che è morto. E quindi prendono lui perché deve fare da base per l'avatar, appunto, e deve manovrare l'avatar. E quindi serve lui perché il fratello, essendo gemello, aveva lo stesso sistema nervoso e questi avatar sono creati in base al sistema nervoso. Questa è la base del film, inizia da qui. E io già da lì c'erano delle cose che non mi funzionavano. Numero uno, non credo che due gemelli abbiano lo stesso sistema nervoso. Probabilmente non è vero la nascita, indubbiamente non è vero dopo 40 anni di vita, perché hai avuto esperienze diverse. Ragazzi, il cervello non è magia, il cervello è fisico. Ogni esperienza che hai altera il cervello, altera la corteccia cerebrale, altera la connessione tra le sinapsi. Due gemelli sono diversi, cerebralmente. Perché hanno avuto vite diverse, possono essere stati simili per tanto tempo, ma sono diversi. Quindi l'idea che un gemello possa essere intercambiato con l'altro non mi funziona più di tanto. La cosa che ancora di più non capisco è perché hanno sentito il bisogno di fare tutta questa cosa del fratello, perché non torna più. Il fratello non è una cosa importante nella storia. L'aver perso il fratello non torna più dopo l'inizio, non c'è una cosa toccante dove lui ripensa al fratello, dove magari il fratello ispira alcune sue scelte, non c'è niente di tutto questo, è solo un pretesto. Perché non poteva essere lui quello che ha lavorato al progetto, semplicemente? Fai che Jake Sully è uno scienziato che lavora a questo progetto, ha perso l'uso delle gambe, è interessato al progetto anche perché gli permetterà di camminare di nuovo. Motivazione lineare. Invece introducono questa cosa del fratello per poi ucciderlo, fare che lui lo sostituisca in base a questa storia del sistema nervoso che come vi ho detto non mi funziona affatto, e non ho capito che bisogno c'era, cioè secondo me è una perdita di tempo questa sottotrama del fratello, perché non c'è neanche per dire una cosa del tipo che lui sul pianeta alieno trova qualcuno che diventa suo fratello, si chiama fratello uno degli altri avatar dopo, ma non hanno praticamente un rapporto questi due. Potevano fare una cosa toccante dove lui trova un altro fratello e allora ha senso da un punto di vista tematico, ma è solo una cosa buttata lì dal mio punto di vista. Quindi già lì ero partito un po'. Ero ben disposto, ragazzi, comunque mi piaceva il mondo, mi piace. James Cameron ti sa intrattenere da subito, prende. Però questo era un problema. Un altro problema che ho avuto con il film è la narrazione. La narrazione di Jake Sully va e viene ed è sempre inutile. Nel senso che è il peggior tipo di narrazione, cioè il tipo di narrazione che ti spiega cose perché non ha voglia di fartele vedere in modo naturale all'interno del film. Ma la cosa è che spesso in realtà non serviva perché le cose le avresti capito lo stesso. Io l'ho trovata molto posticcia la narrazione, completamente inutile.
Non è neanche perché alcuni film hanno la narrazione all'inizio, alla fine e basta, che ci può stare. Ma qui va e viene ed è un modo pigro per farti capire cosa sta succedendo. Quindi, non lo so. E quindi c'erano cosette di questo tipo. Questo mi porta, c'erano varie di queste cosette dove delle cose sono lì per convenienza, cioè per far succedere l'azione, c'è cioè anche il fatto che tutti i mecha che vengono manovrati dai militari hanno sempre punti deboli molto ovvi, dove qualcuno può tirare una freccia o simili, queste cosette così, dove sì era fico, però ti viene da pensare com'è che nessuno in questo mondo ha pensato che fosse un ovvio difetto e cose di questo tipo. Poi anche il concetto dell'avatar in sé, come funziona? È fantascienza, ragazzi, quindi io non mi aspetto che sia plausibile, ma non viene proprio mai spiegato. C'è l'avatar, lo accendono e lo possono controllare mentre l'umano è nella vasca. Ha un range questa cosa? E se vai troppo lontano non funziona più? Come funziona? Le regole quali sono? Non ti viene detto, devi semplicemente assecondarlo, però ci sono vari momenti dove questa cosa è un po' così, nel senso che come funziona? Come fa a controllare dall'altra parte del pianeta questo avatar in questo modo? E sarebbe stato interessante, io credo, introdurre dei limiti, delle spiegazioni. In un film di 3 ore il fatto che non ci sia neanche. Ma lui non lo chiede, per me sarebbe una domanda ovvia, nel senso, ragazzi, ma se mi allontano troppo che succede? Collasso? O anche se il mio avatar muore, io muoio? Queste cose non vengono poste e io l'ho trovato strano perché mi sembrava una cosa basilare. Ora ragazzi parliamo dei temi, questo è il vero motivo per cui il film non mi è piaciuto più di tanto. Questa è una classica storia cosiddetta del Salvatore Bianco, ovvero arriva, allora c'è un popolo nativo, arrivano i colonizzatori esterni e l'eroe è uno dei colonizzatori esterni che però empatizza con i nativi e li aiuta ed è il loro eroe e impara i loro costumi meglio di loro. È una cosa che è stata fatta 1000 volte. È problematica questa da un punto di vista proprio sociologico, da un punto di vista proprio anche etico, nel senso che arriva il colonizzatore, viene chiamato l'uomo bianco perché nella storia l'uomo bianco, qui è gli esseri umani tutti, sono i colonizzatori, arriva l'essere umano, vuole cose dai nativi, li invade, vuole una scusa per sterminarli e rubargli la roba, che è una cosa che storicamente l'essere umano ha fatto di continuo. Ok, la cosa che mi dà fastidio è che il film tratta il nostro protagonista come un eroe verso la fine del film e non lo è. Jake Sully è uno schifo. Allora, per la maggior parte del film è un doppio giochista che si sta facendo amici nativi mentre intanto dice agli umani tutti i loro punti deboli. Per molto tempo è così, quindi io ho zero empatia. Se avessero puntato sul fatto che lui fa tutto questo perché gli hanno promesso che gli ridanno le gambe, avrebbe avuto più senso, del tipo che si sente in colpa ma vuole veramente camminare di nuovo. Invece la cosa delle gambe è tipo un piccolo bonus che gli dicono, ti ridiamo le gambe, non è la sua motivazione principale. Quindi nei fatti lui è un infame che continua a dare i segreti dei navi agli altri. Dopo si pente, ok, si pente, ma ha fatto un danno enorme e dal mio punto di vista non ha minimamente fatto abbastanza per redimersi, nel senso che muore un sacco di gente per colpa sua e giustamente come si chiama il personaggio femminile? Neftiti? Ce l'ha con lui. Giustamente, gli dice vattene e tutto quanto ce l'ha a morte con lui. Quando poi si rincontrano dopo, che lui un pochino ha combattuto gli umani, eccetera, lei gli dice scusa Jake, avevo paura, per questo mi sono arrabbiata. No, non è quello il motivo per cui ti eri arrabbiata. Eri arrabbiata perché vi ha tradito e per colpa del suo tradimento gli umani hanno potuto uccidere un sacco di gente a cui volevi bene, compreso tuo padre. Quella scena mi ha dato un fastidio, dice, oh scusa Jake, avevo paura. Ma scusa un cazzo. Jake Sully fa schifo come personaggio, non si redime. Poi hanno messo questa cosa posticcia che ho odiato, che si guadagna la loro fiducia perché può controllare il drago rosso, che a parte è una cosa stupida, dice, gli viene in mente di attaccarlo da sopra, dice perché non, essendo l'animale più forte di tutti non si guarda sopra e questo è il grande trucco con cui sottomette il drago rosso. Vabbè,
Mi è sembrato un po' una stupidaggine, ma ok. Ma allora, c'è questo popolo che è stato per metà sterminato per colpa degli umani, che piangono, in questo momento sono anche profughi, non hanno più niente, e arriva bello bello il nostro eroe umano che li ha portati a questa situazione, non è l'unico responsabile, ma è corresponsabile, arriva con il drago rosso terrorizzandoli tutti come uno stronzo e poi dice, ah, adesso vi aiuto io, e tutti, bravo colonizzatore, è diventato uno di noi, sei il migliore, cioè lui arriva, li tradisce. Poi è più figo di tutti gli altri perché riesce a controllare questo drago, quindi anche più bravo di loro, e si redime perché combatte gli umani. No, è morta troppa gente navi per redimerlo solo con queste quattro cose. Mi dispiace, perché, vi ripeto, per la maggior parte del film lui non si fa problemi, si sente in colpa man mano che si affeziona sempre di più a loro, ma alla base, all'inizio, non si sentiva in colpa per il concetto e ha portato a cose orribili e non si redime abbastanza. Anche il team di scienziati tipo Sigourney Weaver, eccetera, no? Che poi sono affranti. Cosa pensavate che succedesse? Avete aiutato dei colonizzatori e hanno colonizzato, e questo succede. E l'unico personaggio che si redime davvero è Sigourney Weaver, perché Sigourney Weaver muore, e allora si è redenta perché ha aiutato e poi è morta. Ha pagato, è in pari dal mio punto di vista. Jake Sully no, Jake Sully in questo film mi sta veramente sulle palle, ok? Quindi no, io detesto Jake Sully e non mi piace il tema di questo film. L'idea che sia un eroe, perché qualcuno potrebbe dire, ah, lo dici tu che è un eroe, è un protagonista? No, il film vuole che sia un eroe, sono abbastanza sicuro che voglia che sia un eroe, perché ha superato la prova che ti rende forte, cioè conquistare il drago rosso, perché alla fine tutti gli vogliono bene, perché ottiene l'amore di lei, è l'eroe, ragazzi. E non va bene questo, questo è il mio grosso problema con Avatar, che io ho detestato il protagonista e tutto ciò che rappresenta fondamentalmente. E quindi no, i temi di questo film, allora... James Cameron parla, no, dell'ambientalismo, dell'amore per il pianeta e tutte queste cose qui. Quindi come... Però l'amore per il pianeta è anche, no, l'aiutare magari popolazioni native come quelle effettive, no, tipo le cose che abbiamo fatto ai nativi americani, che abbiamo fatto agli aborigeni australiani e così via. E tanti altri. Il punto, ragazzi, però, è agli africani, ovviamente. Il punto però, ragazzi, è che questo film è un'allegoria così semplicistica che io non credo che una persona che vede questo film penserà, oddio, abbiamo fatto cose sbagliate, dobbiamo salvare la foresta amazzonica, oddio, dobbiamo aiutare i popoli nativi qui, qui e qui, abbiamo fatto cose orribili. Questo film è troppo bidimensionale, troppo semplicistico per mandare un messaggio vero, è troppo poi un'allegoria semplificata, non va davvero al cuore delle questioni, quindi non credo che abbia questo, faccia questo gran favore all'ambiente o al mondo. Poi, ragazzi, se James Cameron con i suoi soldi fa beneficenza, come so che fa, è un altro conto, fa benissimo, bravo, bravissimo. Sto dicendo che il film non credo che mandi un messaggio chissà quanto efficace. E vi ho detto, per me il problema maggiore è il personaggio di Jake Sully e come è strutturato. Quindi questo film io l'ho trovato godibile, assolutamente, però il mio voto è 6,5 massimo 7 perché ha vari problemi e l'aspetto visivo per me non lo rende un capolavoro da solo. Quindi questo è il mio parere sul primo Avatar. Il che mi porta al secondo Avatar, La Via dell'Acqua, che è ancora al cinema, alcuni di voi non l'avranno visto, io nella dicitura dirò spoilers perché questo è un video spoiler. Ma alcuni di voi non l'avranno visto ancora, forse. Allora, l'abbiamo visto al cinema e è un film molto lungo, ragazzi. Non posso dire di essermi mai annoiato. Posso dire che poteva facilmente essere più corto, questo sì. Come il film è carino. Allora, io credo che mi abbia dato meno fastidio del primo. Non che il primo, ragazzi, lo odio, però avete sentito, ho delle critiche. Non c'è roba nel secondo che mi ha dato fastidio quanto quelle cose del primo. I temi di base, di concetto, in questo film mi danno meno fastidio. Però è anche un film dove succede meno, è un film più diluito, ironicamente, visto che si chiama La Via dell'Acqua, e quindi io la capisco come critica. C'è chi dice che è uguale al primo, per certi versi sì, però non è tanto questo anche qui il mio problema. Con la sceneggiatura, io trovo che il film di concetto andrebbe anche abbastanza bene ed è un film che per me si frega più nei dettagli che nel concetto, che era assolutamente ok, non un concetto da capolavoro, ma
Perfettamente ok. Partiamo anche qui da una cosa, ragazzi, che va detta. Visivamente è un ottimo film, è estremamente ben realizzato. Gli effetti digitali sono meglio che nel primo. Ci sono delle sequenze, soprattutto quelle dove sono un po' al buio, dove si può un po' mascherare qualche problema col CGI. Ci sono dei momenti in cui ti scordi completamente che sono digitali e sembrano persone truccate. C'è tutto il pezzo all'inizio dove sono ancora nella foresta che sembrano veri. Quindi sì, ovviamente il lavoro è enorme, cioè ci sono stati per gli ultimi 13 anni, quindi cioè, ovviamente il lavoro si vede. Niente da dire. L'azione è ben diretta, è divertente, facile da seguire perché è James Cameron, anche qui niente da dire. Ragazzi, io vorrei chiarire una cosa perché non pensa. Il film prima ho parlato più delle mie critiche. L'avete sentito, però che gli ho dato 6 e mezzo, 7, che non è un'insufficienza. Quando io dico sì, l'azione è buona, eccetera, non sto minimizzando, è solo che non c'ho tanto da dire, ma sto dando punti per queste cose, sto dando punti per gli effetti digitali, sto dando punti per l'azione. Le creature mi sono piaciute di più. Anche qui i design non sono pazzeschi a livello di originalità, sono animali marini mischiati. Però mi piacciono, e mi piacciono più che nel primo, forse perché di mio mi piacciono di più gli animali marini. Mi sono piaciuti i design. Allora, da un punto di vista di personaggi, come sono gestiti, io trovo che Jake Sully sia meglio come personaggio nel sequel. Mi è piaciuto di più come protagonista. Non è una persona perfetta, ma in questo film i suoi difetti vengono trattati, io credo, più come difetti e comunque concettualmente non fanno troppe cose che trovo insopportabili. Credo che sia un po' egoista chiedere asilo mettendo a rischio delle persone, un'altra popolazione, un altro villaggio, però è anche una cosa che capisco e non nasconde, io credo, i rischi a queste popolazioni, sanno chi è. Quindi chiedere asilo è in parte un po' egoista, forse sì, ma chi li accoglie li sa questi rischi, quindi non mi ha creato problemi. È un padre un po' severo, questo sì, ma è anche comprensibile perché ha paura per i suoi figli, perché è un mondo pericoloso, una situazione pericolosa. Quindi io l'ho trovato un protagonista che andava bene, mi è piaciuto di più in questo film. I figli secondo me sono troppi in questo film, perché ci sono una figlia adottiva, una figlia piccola effettiva, due fratelli maschi. Io credo che la figlia piccola andasse tolta, dovevano essere i due fratelli maschi e la figlia adottiva e basta dal mio punto di vista. Ma vabbè, comunque sono tutti più o meno ok come personaggi. Il fratello maggiore è poco approfondito e questo è un problema per una cosa a cui arrivo tra poco, però funzionano abbastanza. La figlia adottiva che è nata da Grace è una cosa che succede, che viene un po' da nulla, un po' conveniente, ecco, perché nel primo era stato dato a intendere che Grace era morta, pace, e invece il suo avatar è rimasto incinta e ha dato alla luce, questo è Kiri, questa figlia o emanazione di Grace. Io sono abbastanza convinto che, non lo spiegano qui, ma quello che vorranno dire è che è il pianeta stesso, è la divinità, l'albero, che ha messo la vita in Grace e ha creato Kiri, quindi lei fondamentalmente è un'emanazione della natura. È un po' come l'avatar di Avatar The Last Airbender. Va benissimo, non ho problemi con queste cose, è un po' conveniente, viene un po' fuori da nulla, ma ok. Questo film ha però varie. Ah, il personaggio di Zoe Saldana, Neftiri, scusate, non mi ricordo mai. Qui è più bidimensionale, ha fondamentalmente due cose, proteggere i figli e essere arrabbiata contro chi mette in pericolo i figli, che sono cose condivisibili, però non ha tanto in questo film a livello di sostanza. Ora, questo film ha dei vari problemi a livello di sceneggiatura che io ho notato nel corso del film, cose che erano un po' stupide, un po' convenienti, un po' forzate. Partiamo da una. I cattivi ritornano perché hanno fatto degli avatar con la mappatura del loro cervello, hanno creato dei backup del colonnello, eccetera. Perché? Ok, possiamo riavere i cattivi, riavere Steven Lang, tutto quanto, ma dal punto di vista del governo, della compagnia di queste persone, cosa avevano di così speciale questi che valeva la pena spendere così tanto per fare dei backup piuttosto che mandare altri soldati?
Nella mia ottica, compagnie militari hanno un atteggiamento simile dove risparmiano ogni volta che possono. È rinomato il fatto, ad esempio, che nell'esercito americano la strumentazione è il minimo indispensabile. Se si rompe, ne comprano altre che costano poco, spendono tanto sulla roba grossa, ma un soldato semplice ha un fucile che non è niente di stato dell'arte, ragazzi. Nel senso, questa gente non vuole spendere più del necessario. Quindi il fatto che smettano tutti questi soldi nel creare le copie dei cattivi l'ho trovato pretestuoso. Trovo pretestuoso di quanto investano per trovare Jake Sully. È il capo della resistenza. Ok, ma perché continuano a cacciarlo con tutte quelle risorse quando è scappato piuttosto di concentrarsi sul prendere tutte le cose di Pandora, l'Unobtainium e tutto quanto? Non è giustificata, una vendetta personale è alla base di spese gigantesche e questa cosa non mi torna molto, sinceramente. Poi, il più grosso problema di sceneggiatura del film è Spider, il figlio del colonnello. Numero uno, è un totale retcon. Nel primo non c'è un minimo indizio che avesse un figlio e che quel figlio fosse sulla base. Non c'erano. Io neanche sapevo che ci fossero civili sulla base, ragazzi. Quindi che il figlio fosse lì l'ho trovata una cosa che viene dal nulla. E questi film teoricamente Cameron li pianifica dagli anni 90 e una cosa del genere non ha neanche messo un indizietto nel primo. Questi film se li stanno inventando man mano, secondo me, si vede. E Spider era un personaggio posticcio e io in realtà mi sto chiedendo se, visto che il film ci lavorano da anni, e Spider è un ragazzo e dovrà essere giovane anche nei sequel dopo, secondo me Spider è stata un'aggiunta dell'ultimo periodo, non dico dell'ultimo anno, ma degli ultimi tempi, e si vede, e Spider è un personaggio terribile, è un personaggio gestito veramente, ma veramente male. È un personaggio che è lì per far succedere le cose e basta, ma in modi che sono anche incoerenti tra di loro. Perché, allora, vogliono fare un po' questa cosa del fatto che il personaggio di Zio Saldana è un po' razzista nei suoi confronti, che sarebbe un concetto interessante, ma non viene esplorato per tutto il film fino alla fine dove c'è una cosa. Quindi, ok, è l'umano che è amico dei navi e ha imparato i loro costumi un po' alla Tarzan. Va bene. Viene poi catturato e per tutto il film sta lì come uno stoccafisso, ogni tanto resiste un po', ma sta lì, non oppone resistenza, non prova a sabotarli, gli dicono se collabori con noi andrà meglio per tutti e lui dice ok, fondamentalmente. Io pensavo che avrebbero puntato molto di più sul rapporto che si crea tra lui e il padre. Che non è proprio il padre, è una copia del padre, c'è questa cosa che lui dice non sono tuo padre, sono un'altra persona, possiamo creare un rapporto nuovo. L'idea mi piaceva, non ci fanno praticamente niente, il ragazzo gli aiuta troppo per troppo poco in cambio, dal mio punto di vista, ed è lì per far succedere cose, tipo alla fine del film salva il colonnello che stava affogando e poi lo lascia lì, gli ringhia contro. E credo non abbia detto a nessuno che è sopravvissuto, che è una bella infamata, ma soprattutto, ok, lo hai salvato. Allora, nell'ottica navi loro uccidono, se serve, quindi salvarlo secondo me non c'era bisogno. Però ok, è il padre. In più ragazzi, io sono dell'opinione che uccidere la gente non sia una cosa bella, quindi io il gesto in sé lo rispetto. Lo salvi? Lo catturi? Lo tieni prigioniero? Si potrebbe argomentare che aveva paura che l'avrebbero ucciso se gli diceva ragazzi l'ho catturato? Forse farlo andare via senza poi credo dire a nessuno che è ancora vivo, io lo trovo veramente stupido e è emblematico del perché il personaggio secondo me era un brutto personaggio, perché è lì per far succedere questa cosa, ovvero salvare il padre, ma il padre si poteva salvare senza bisogno del personaggio di Spider. Magari nei sequel dopo ci faranno di più con Spider-Man, in questo film. Per tutto il film sta lì, gli dispiace per i navi ma fa molto poco per aiutarli, è un personaggio inutile, è uno dei personaggi peggiori che ho visto negli ultimi tempi, davvero. E quindi questo non mi è piaciuto tanto. Poi io sono abbastanza convinto che non dirà loro di aver salvato il padre, perché nel sequel lui sarà fidanzato con Kiri, verrà fuori che il padre è vivo e lui non gliel'ha detto e sarà una causa di conflitto, sarà un motivo per cui Kiri ce l'avrà con lui. Io ci scommetto 5 euro in questo momento, ragazzi.
Quindi questa è la mia idea. Personaggio che non mi è piaciuto. Allora, vanno in questo nuovo mondo, il mondo con l'acqua, e imparano a vivere in questo mondo, a gestire le creature. Il rapporto con l'altra popolazione, l'imparare da queste creature, eccetera, mi è piaciuto abbastanza. Le scene sott'acqua mi sono piaciute, mi piace molto la roba sott'acqua, era molto bello. Va per le lunghe, sì. Poteva essere tagliato, sì. Mi ha dato fastidio? Non più di tanto, io mi stavo trovando bene in quella parte del film, sinceramente. E ci sono delle cose anche qui però che ho trovato goffe. Allora, si crea un rapporto tra il fratello minore, il figlio di Jake Sully, e una di queste creature che sono tipo balenottere, il nome, ragazzi, delle creature non me lo ricordo, ma sono tipo enormi balene con la testa a martello. Belli, ti danno lo stesso effetto delle balene, che io adoro. E il rapporto tra loro mi piace, ma il film ha fatto questa cosa dove praticamente i nativi parlano a gesti e poi capiscono le creature che cosa dicono tipo tramite telepatia, e l'ho trovato un modo molto un po' goffo di far vedere le conversazioni tra di loro, nel senso uno gesticola, poi la creatura batte gli occhi, l'altro capisce. A quel punto fai semplicemente il legame telepatico. È una di queste cose che non è che proprio non funziona, ma è tipo, è una soluzione semplice, così possiamo andare alla scena dopo. Questi film hanno varie cose così, dove non sto dicendo che sono pessime, però non potevamo impegnarci un pochino di più? Poi qui viene fuori che gli umani prendono dal cervello delle balene questa sostanza che fondamentalmente arresta l'invecchiamento, quindi rende la gente immortale. C'era bisogno di aggiungere un'altra cosa rarissima, questa volta dal cervello delle balene, e di dargli una cosa così importante, cioè addirittura cura la morte questa roba? Forse avrà una funzione nei sequel anche qui, io mi aspettavo che curasse qualcuno nel film, ma non lo fa. Ma è troppo, io capisco il tema del fatto che noi saccheggiamo la natura, perché lo facciamo. Quindi, ok, tutto quello che possono prendere da Pandora lo prendono. Ci sta. Però l'hanno resa una cosa così enorme, questo cura la morte, e lì secondo me hanno esagerato, secondo me dovevano dire una cosa del tipo questa sostanza può essere utilizzata per creare farmaci, o questa sostanza è un incredibile, che vi posso dire, un incredibile combustibile, o questa cosa è un incredibile, cioè ci serve questa sostanza per fare i circuiti delle nostre macchine, qualcosa di utile ma non di sconvolgente come l'immortalità. Quindi quello l'ho trovato un po' così. Poi, allora, ad esempio, c'è il fatto che Kiri praticamente controlla la natura, ripeto, come Avatar The Last Airbender, che non mi crea problemi, capisco dove sta andando come cosa, non mi crea troppi problemi, però non è neanche, cioè, è un po' trito, ragazzi, non è un difettone, però non ero neanche particolarmente preso da questa cosa, sinceramente. Poi c'erano delle cosette qua e là di sceneggiatura veramente strane. Una delle più grosse per me, non ne sta parlando nessuno di questa. Allora, Jake Sully è scappato ed è andato a vivere con la tribù dell'acqua. E i cattivi lo vogliono ancora. Se n'è andato lasciando tutti gli altri nella foresta. E c'è un po' questa idea che se lui se ne va loro sono al sicuro, che per me non ha minimamente senso. Cioè io mi aspetto che la foresta stia venendo distrutta sempre di più in questo momento, ma vabbè, se ne va il leader e li lasciano in pace. Ok. A un certo punto la figlia Kiri ha un attacco epilettico tipo, e quindi arriva l'amico, l'altro avatar, lo scienziato, che si fa tutta la strada fino a lì per aiutarlo. Com'è possibile? Nel senso, Jake Sully è nascosto, ma può essere raggiunto dai suoi amici, e i cattivi non hanno imprigionato gli amici? Non li tengono sott'occhio, niente. Cioè i cattivi trovano il buono in un altro modo. Questa cosa non è una parte della trama. Io l'ho trovato ridicolo che sono nascosti e poi c'hanno gli amici che fanno avanti e indietro. E questo fare avanti e indietro non ha importanza nella trama. Non è il motivo per cui i cattivi li trovano. L'ho trovato stranissimo. Questa era una cosa. Un'altra è che è una sceneggiatura molto ripetitiva perché ha tipo quattro scene diverse in cui i figli sono tenuti in ostaggio, ammanettati. E poi vanno liberati, questa cosa succede, risuccede, succede, risuccede. Un'altra cosa di sceneggiatura, e qualcuno dirà che questa è una critica piccola, secondo me no, è che i ragazzi si dicono bro in continuazione.
Bro, stai bene, bro? Ehi, bro, 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 bro. I ragazzi tra di loro, Spider quello umano e i ragazzetti alieni, bro, 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 bro. Allora, prima di tutto mi ha dato fastidio perché diventa estenuante. Per tutto il film. Verso la fine non ne potevamo più, infatti l'abbiamo ribattezzato con la mia ragazza, Brovatar 2, The Way of the Bro, perché era insopportabile. Mi dispiace, ma verso la fine io non ce la facevo più a sentire la parola bro. Numero 2 ha poco senso. Nel sen Dove l'hanno imparato? Ok, Jake Sully è americano, ma non ha mai usato la parola bro nel primo film. Può averla detta una volta, ma davvero prenderebbe così piede? Ci sono altri umani, lo scienziato, eccetera, anche loro mai sentiti parlare così. L'hanno imparata lì e hanno pensato che fosse figa ai ragazzetti alieni? Possibile, non è impossibile. La vera questione è questa, ragazzi. Aiuta il film questa cosa? Per niente! E sarebbe stata così semplice la soluzione. Creavi una parola navi, che vuol dire fratello, e i navi, ragazzi, la usano. Magari addirittura l'accorciano, che ne so, la parola navi è tipo bracnum, e loro dicono brac. Brac, brac. Anche quello un po' avrebbe rotto le scatole, però sarebbe stata una cosa che aiutava l'immersione in questo mondo. Questo mondo è troppo simile al nostro per essere un mondo alieno, di suo già, i design dei navi, le creature, sono tutte cose che ricordano molto la Terra. In più gli fai anche usare il linguaggio dei ragazzetti di adesso. Io ho trovato un trasparente tentativo di sceneggiatori boomer di ingraziarsi spettatori adolescenti e l'ho trovato estenuante, sinceramente. Poi c'è tutto il conflitto finale della nave che affonda e tutto quanto, che ricorda Titanic, eccetera, non mi crea problemi questo, ragazzi, però è una scena che va molto per le lunghe, è un po' ripetitiva dal punto di vista d'azione, tutto un botta e risposta, gente intrappolata che va liberata, tocca nuotare qui, tocca liberarsi da lì, va avanti troppo per le lunghe. Poi muore il fratello più grande, il figlio di Jake Sully, e allora, in sé mi è dispiaciuto, però il fatto che sia il personaggio meno approfondito di tutti è un difetto. Dovevano uccidere il fratello più piccolo, secondo me, se volevano una cosa più coraggiosa, oppure approfondire di più il fratello grande, molto semplicemente. E la scena poi dove Jake lo rivede nella sua mente mi ha commosso, è una buona scena, credo che faccia effetto su di me per delle cose mie personali più che perché sia una grande scena, ma è una scena buona. Ripeto, il fatto che il fratello sia stato poco approfondito è un difetto. È in parte morto per colpa del fratello piccolo, ma questo in sé non sarebbe un difettone se fosse una cosa trattata meglio, perché all'inizio del film il fratello piccolo fa una stupidaggine, il fratello grande quasi muore e un'altra nave muore. Il padre lo rimprovera e poi la madre gli dice sei troppo severo e lui dice perché avevo paura che morisse. Essere severo perché tuo figlio ha fatto morire una persona e ha quasi ucciso il fratello è giusto, è comprensibile, io non mi incazzerei troppo, sinceramente. Cioè, io non me la prenderei troppo con lui, padre, perché si è arrabbiato. E niente, il film vuole avere questo finale tragico che non è guadagnato del tutto perché è un personaggio un po' poco approfondito, secondo me. E Kiri sta imparando a usare i suoi poteri e quello va bene, ok, è una base per il sequel, ok. Il cattivo è ancora vivo, chissà che percorso gli fanno fare, forse lo vogliono redimere, forse no. Vediamo. Avrei voluto che facessero di meglio con lui e con il rapporto con Spider, perché vi ho detto Spider è messo lì al lato, il cattivo sembra avere qualcosina in più, ma poi si comporta come si è sempre comportato, un po' mi è dispiaciuto. Il fatto che la madre stesse per uccidere Spider è interessante, lo dice davvero? Voleva davvero ucciderlo? Non lo sappiamo, ma il fatto che lei abbia dei sentimenti contrastanti nei confronti degli esseri umani mi piace. Perché lei si è messa con un essere umano, ma gli esseri umani hanno fatto solo cose orribili al suo popolo, compreso il marito, tra parentesi. Quindi a me, io spero che lo esplorino, vediamo, non mi è dispiaciuto di per sé. Ci sono poi delle cose un po' posticce, tipo la balenottera che diventa amico del figlio minore è stata esiliata perché ha ucciso, ma non ha veramente ucciso, ha portato altre balene alla morte e questo, secondo il loro credo, la rende un'assassina. Ok, volevano fare un parallelo tra la balena e il figlio minore. Entrambi si sentono esclusi. Io lo capisco,
ma tutta la cultura delle balene l'ho trovata un po' confusa e poco interessante, e secondo me dovevano renderla emarginata per un altro motivo, o doveva avere un difetto fisico che la rendeva meno capace di cacciare, qualcosa di questo tipo, secondo me, ragazzi. Poi questo mi porta un po' alla questione che mi ha ricordato Dragon Trainer molto il rapporto tra loro due, perché lei non ha una pinna, come Sdentato che non ha un pezzo di coda, e il che mi porta a questo discorso che io non ho grossi problemi con i concetti di questo sequel, come li avevo con quelli del primo, ma sono tutte cose che io ho trovato fatte meglio in altri film. Questa, la mia critica, ragazzi, non è che sia una copia, sto dicendo che però è un tipo di storia che io ho visto fatta in modi più interessanti. Dragon Trainer, L'alba del pianeta delle scimmie e i suoi sequel, Balla coi lupi, L'ultimo dei Moicani, eccetera, eccetera. Non sto dicendo che il film è una copia, c'è chi lo dice, magari sì, non mi interessa, sto dicendo che però è un film di un genere che mi ha dato fi altri film che preferisco di gran lunga a questo. Io, ragazzi, i due Avatar non avrò mai voglia di rivederli. E prima di dire il voto di questo vi dico un'ultima mia nota. Per essere film, dove hanno messo così tanti soldi e tempo, sono sbalordito dalla pigrizia del sound design. Le creature hanno i sound design più pigri che ho visto in anni. E questa può sembrare una critica piccola, in parte lo è, però io dico tutto quello che penso. Nel primo film, tutti gli animali di terra hanno praticamente versi che sono presi da Jurassic Park, e nei sequel gli animali marini hanno versi presi da veri animali marini tipo balene o foche, un pochino modificati ma neanche tanto. E il sound design è una cosa su cui puoi fare veramente roba fichissima, dove puoi fare versi che sono sì anche ricordano balene eccetera, ma che sono anche completamente unici, che li associa a quella creatura. Se io vi dico tirannosauro, pensate subito al verso del T-Rex di Jurassic Park. Se voi pensate a Predator, pensate al verso del Predator, quel, non lo so fare, ma quel che fa il Predator, no? Velociraptor, pensate a un verso in particolare. Se io vi dico, ad esempio, che ne so, anche versi, cioè rumori di certe macchine. Tipo, ad esempio, probabilmente voi in testa sapete il suono che fanno i Terminator quando camminano, tutte queste cose. Il sound design è importante. Avatar ha un sound design pigrissimo e questa cosa la volevo dire perché ci sono rimaste estremamente male nel primo, soprattutto, che sono tutti dinosauri di Jurassic Park. Ma che noia! Davvero non potevano fare altro. Ma vabbè, io anche a questo, ragazzi, anche al sequel do 6,5-7. Non è un brutto film, ha varie cose che meritano, a parte l'aspetto visivo, non mi ha dato fastidio come film, ci sono elementi che mi hanno dato fastidio, soprattutto il personaggio di Spider, ma non solo, ed è una sceneggiatura che secondo me poteva essere facilmente migliorata con una revisione, poteva essere reso un film un po' più breve, un po' più fluido, e potevano rendere dei personaggi più approfonditi, e potevano non fare delle cose o spiegarle meglio, e in generale si vede in questi film, secondo me, il fatto che non stanno tanto a preoccuparsi. Io sento nella mia testa, vedendo certe cose di questo film, James Cameron che dice non è importante, l'importante è la scena. Che c'è chi lo difende come atteggiamento, io no, nel senso che secondo me un film per essere fico, per intrattenere, per essere anche un blockbuster, per essere visivamente bello, può benissimo avere anche una sceneggiatura curata. Abbiamo mille esempi, Jurassic Park, Il Cavaliere Oscuro, Men in Black, il primo, una marea di film, ragazzi, Titanic anche, nel senso la sceneggiatura può essere curata di più. Quindi ecco, i film di Avatar non sono brutti film, ma non sono neanche capolavori. Quest'ultimo film, ragazzi, non è un capolavoro, lo sto. Allora, la gente continua a dibattere su questa cosa. C'è chi dice che è brutto, c'è chi dice che è un capolavoro. Nessuna delle due cose è vero, secondo me. Secondo me è un film ok, è un film carino, è un film con molti difetti e non credo che sia rivoluzionario, nel senso che sì, la tecnologia è stata portata avanti, ma abbiamo ormai superato il punto, ragazzi, in cui io credo un film del genere cambia il mondo.
perché la tecnologia ormai ha raggiunto un livello dove il prossimo balzo in avanti deve essere enorme per essere considerato un balzo in avanti. Questo è un altro tassello nel progresso tecnologico, è una cosa a cui bisogna dare merito. Non mi ha sconvolto nulla in questi film, nei due Avatar, mi ha fatto l'effetto che ha fatto ai tempi vedere Jurassic Park, perché lì era veramente una cosa inaudita. E qui no, qui è solo un pochino più, ma va bene questo. Sto dicendo che però non possiamo venderli come film che hanno cambiato il mondo, perché non credo che sia vero, e non sono capolavori perché film dove la storia ha tutti questi problemi per me non può essere un capolavoro. Questa è la mia opinione sui film di Avatar. Fatemi sapere cosa ne avete pensato voi e ci vediamo presto.